Matilde di Canossa, una luce nel buio della storia. Matilde di Canossa è una figura che ha un rilievo soprattutto dovuto alla, come dire, alle poche informazioni che si hanno rispetto al periodo storico in cui vive. E parlo per me, per quanto riguarda il mio lavoro, che è anche la mia passione, da archeologo, il periodo cosiddetto del pieno medioevo, cioè i secoli tra 1000 e 1100, in questo caso, in cui appunto vive Matilde, sono un periodo abbastanza oscuro della storia, un periodo in cui la stessa Italia non aveva una sua precisa identità. Sappiamo benissimo cosa succede con le famose lotte di dipendenza dei comuni, che si situano alla fine del 1100. E un periodo che è stato anche rifiutato dalla storiografia per molti anni, se pensiamo solo alla storiografia rinascimentale, che recuperava il glorioso passato romano e rifiutava il Medioevo in quanto portatore di una oscurità, una mancanza di cultura, che poi in realtà non era così vero come si credeva. Però comunque è un periodo in cui le poche figure eminenti che ci sono, soprattutto perché ricordate dalle fonti, da certe fonti ovviamente, emergono proprio per la loro personalità e per quello che hanno fatto. E Matilde di Canossa è certamente, se non la più sfolgorante, una di quelle più notevoli. Il mito di Matilde, un'epopea in versi. Matilde, dal punto di vista storico, è conosciuta grazie soprattutto a una sorta di sua vita in rima scritta, che è la Vita Matildis, si chiama, di un monaco, si chiama Donizone, che la fece proprio su commissione della contessa e che racconta in versi appunto quello che era la sua epopea, la sua vita. Sicuramente la romanzò un bel po'. Matilde, paladina della Chiesa e dell'unità italiana. E lei si erigeva come paladina della Chiesa. In questo caso è emblematico l'episodio dell'andare a Canossa dell'imperatore Enrico IV, che ovviamente simboleggia un po' tutta una sorta di orgoglio e vittoria della Chiesa, o comunque di coloro che parteggiano ovviamente dalla parte cattolica, rispetto a chi anteponeva lo Stato alla religione, come tentava di fare appunto in quel periodo l'imperatore del Sacro Romano Impero. Matilde è morta a Bondeno di Burana? La risposta ce la daranno le ricerche archeologiche. Le cosiddette cronache bondesane, che sono degli scritti effettuati da una serie di autori tra fine 600 e metà 1700, tra cui il primo probabilmente fu un certo Giacinto Bonatti, queste cronache ricordano appunto di Matilde che fece questo, fece quello, ma ovviamente non cita le fonti, e si ha l'impressione che, come dire, abbiano raccolto delle tradizioni orali non ben precisate, che potrebbero discendere anche dal fatto che ai tempi non c'era un solo Bondeno, ma ce n'erano molti di più. Adesso, se si va a vedere anche sulle carte geografiche, esiste Bondeno di Ferrara, che è sicuramente il centro più grande con questo nome, ma esiste ad esempio anche Bondeno di Gonzaga, che è vicino Pegognaga, quindi nell'Oltrepò Mantovano, molto vicino al confine con Reggiano. Ed esistono altri paeselli che si chiamano Bondanazzo, Bondanello, che hanno la stessa radice. Ai tempi tutti si chiamavano Bondeno ed erano designati solo da un epiteto, cioè da una parola che arrivava dopo e che indicava di quale Bondeno si trattasse. E c'era anche il Bondeno di Burana, e il Bondeno di Burana era chiaramente il nostro. Matilde, come dice anche Donizone, è morta in un Bondeno. A Bondeno, in un stabile di sua proprietà, sul letto di morte, lei era paralizzata da una serie di problemi fisici che sono stati anche studiati da qualche studioso. Ha fatto costruire una cappella dedicata a San Giacomo direttamente in vista della finestra della sua camera da letto, in modo che lei potesse insomma godere appunto assistere alla messa anche pur essendo inferma, e appunto spirò in questo Bondeno, e le sue spoglie furono portate al monastero di San Benedetto in Polirone, che sarebbe San Benedetto Po, che non doveva essere tanto distante.
l'unica cosa che ce lo potrà dire forse l'archeologia, anche se, come dicevo prima, l'archeologia di questi periodi storici è abbastanza difficile da fare, nel senso che si tratta di un momento in cui l'edilizia è abbastanza povera, è composta da materiali che non si conservano e le indagini sono abbastanza impegnative. Le stesse suppellettili per la maggior parte erano di legno, le strutture venivano sistematicamente spogliate, anche quelle di mattoni, però diciamo che con una serie di studi sicuramente si potrebbe appurare dove poteva esserci una grossa proprietà, al centro di una grossa proprietà. È interessante l'ipotesi che ha formulato, adesso vedremo se la porterà avanti perché gli studi sono ancora lunghi, la professoressa Spike, che abbiamo fortunatamente conosciuto, riguardo alla una possibile morte di Bondeno di Matilde, una possibile morte di Matilde a Bondeno di Burana. Bondeno, città matildea o matildica? Per quanto riguarda la nostra paternità, appunto, di bondenesi o bondesani come matildei, matildici, che dir si voglia, che è una, appunto, un epiteto, un aggettivo che usiamo frequentemente e anche con orgoglio. Diciamo che dal punto di vista storico è sicuramente dubbia, perché non sappiamo se discende appunto da questa tradizione che è stata un po' travisata o, secondo appunto la Michelle Spike, forse è legittima, oppure se sia fondata su veri e propri documenti che non sono stati ancora studiati o sono andati distrutti. Però è innegabile che a Bondeno questa tradizione esiste e resiste. Mi viene in mente, oltre al fatto della torre matildica, anche solo per dire tutte le varie associazioni che magari hanno la loro parola, matildeo, matildico, le bambine che sono chiamate Matilde, io ne conosco diverse che sono state chiamate Matilde in onore appunto di questa figura che caratterizza Bondeno, ma non tanto per Matilde in sé, ma perché Matilde è ritenuto simbolico del luogo in cui abitiamo noi. Gli uomini ai piedi di Matilde. E mi ricollego al fatto di Matilde come figura femminile, sicuramente è motivo d'orgoglio anche per chiamare una nuova nata Matilde, perché Matilde è stata forse una delle prime donne della storia ad avere una sua propria personalità e a fare terra bruciata intorno per quanto riguarda gli uomini, perché gli uomini al cospetto di Matilde sembrano scemi, lo posso dire. L'imperatore si sottomette, il papa comunque dà retta a lei, sostanzialmente dipende da lei, e è stato scritto un libro molto bello da Vito Fumagalli, che è stato uno storico, grande studioso anche matildico, che analizzava appunto questa figura un po' controversa anche nella sua personalità, e diciamo che ne delinea bene due aspetti: l'aspetto sicuramente di una donna che fa ciò che non vorrebbe fare, ovvero sia fa delle cose controvoglie. Uomini che lei comunque ha messo in ombra, perché di fatto è riuscita a gestire il suo stato come doveva essere gestito, e l'ha fatto sopravvivere a se stessa. Dopodiché, dopo Matilde, ricordiamo che lo stato di Canossa si sfalda e praticamente non esiste più. E l'altro aspetto sarebbe quello spirituale, cioè che è una donna che ha una grande spiritualità, molto religiosa, indubbiamente prende la parte del Papa, non è un caso, e questa spiritualità, addirittura ci sono una teoria di Fumagalli che Matilde di Canossa volesse monacarsi, come dire, come allora si usava, perché era delusa proprio dall'esperienza della vita. Morti, battaglie, sono cose che non riusciva a accettare. Dal Papa le viene chiesto di non farlo, perché serviva insomma alla missione terrena appunto di combattere per la giusta causa. Lei non lo fa, però alla fine, insomma, come dire, sul letto di morte vuole a tutti i costi mettere in pace la sua anima, e quindi insomma c'è anche questo aspetto appunto un po' nascosto della Matilde, che nonostante sia diventata una gran donna, forse lo diventa suo malgrado, ecco.